A voi tutti il più cordiale saluto, buonasera, benvenuti a questa edizione flash di Occhio alla Notizia, edizione del sabato. Un lupo in città, anzi un lupo che entra all'interno di un giardino, di una casa privata. È successo in viale Primo Maggio sulla statale 16 a Fano. L'animale, forse un lupo cecoslovacco, era già stato visto girovagare per i viali interni di queste palazzine già dal mattino presto. È finito persino in questo garage sotto, nei sotterranei, dove, sentendosi probabilmente in gabbia, vedete, ha rovesciato e poi rotto alcuni vasi in terracotta prima di ritrovare la via di uscita. La notizia della presenza del lupo ha fatto subito il giro su WhatsApp e sul posto. Vedete, sono cominciate ad arrivare, a radunarsi decine di persone, tra curiosi e appartenenti a varie associazioni animaliste. Ci è voluto un bel po' di tempo prima di capire come catturare l'animale. Intanto la povera bestiola, stanca, impaurita, spaesata, si è rifugiata sotto questo albero, tra la folta vegetazione di questo giardino, lontano da occhi indiscreti. Una segnalazione, pensate, lo dava intorno alla mezzanotte di ieri in una piazza a Marotta. Se si tratta dunque dello stesso lupo, ha camminato per molti chilometri lungo tutta la costa fino ad arrivare qui. Nel frattempo, poi questa mattina sono giunti i vigili del fuoco di Fano che, nonostante non abbiano competenze specifiche in situazioni come queste, hanno comunque collaborato con il servizio veterinario dell'ASUR 1 per garantire la sicurezza della zona e per catturare l'animale. In realtà questo compito spetta al CRAS, che è il Centro Recupero Animali Selvatici, che però da un mese, come ben si sa, non ha più risorse per operare e dunque non può più svolgere i compiti per cui è stato istituito. Come sono andate le operazioni di recupero? Ve lo facciamo vedere in questo video esclusivo che ha girato per noi un nostro reporter di strada. Vediamo. Preso. Mi stringa troppo perché soffoca. Farla può mandare da lontano? Riescono a buttarci. Sì, buttare. Thank you.
l'ha abbondato, se no non lo prenderei bene. Mai. L'animale è stato portato poi nella sede dell'ASUR in via Borsellino a disposizione dei veterinari e poi portato alla CRAS. La mancanza del CRAS si è vista dunque? Non solo oggi, perché sono giorni che la mancanza del CRAS si vede, ci sono stati altri episodi che non sono stati risolti felicemente, proprio perché il CRAS non riesce più a intervenire. E non riesce più a intervenire perché addirittura non hanno più i soldi della benzina, o meglio, gli operatori del CRAS sono pagati fino al 30 di questo mese. Però, essendo finita la benzina, non avendo più le convenzioni con i veterinari, non avendo più neanche le convenzioni con la ditta che deve effettuare lo smaltimento eventualmente delle carcasse, ovviamente anche recuperando gli animali, loro non saprebbero cosa fare. Io sono dell'associazione Ampana e noi associazioni abbiamo raccolto anche dei fondi per poter pagare la benzina. Questo però chiaramente non è sufficiente, ripeto, perché seppure si presentassero non saprebbero poi cosa fare, cioè dove portarli, perché sono operatori e non sono veterinari. Quindi deve decidere sulla sorte del CRAS. E la regione e la provincia. La provincia ha perso le competenze sul CRAS, che però la regione intende in qualche modo rigirare di nuovo con una convenzione. Alcuni giorni fa, circa 15 giorni fa, la regione Marche ha deliberato uno schema di convenzione con la provincia, con le varie province, perché non è solo la nostra provincia, sono anche le altre province che hanno la stessa problematica. Però purtroppo non si accordano, quindi questa convenzione non è stata firmata ancora, perché non si accordano sui quantitativi economici, perché sappiamo che la regione... Di che importi, guardi, allora il CRAS in questo momento funzionava, quello nostro della provincia di Pesaro Urbino, funzionava con 100-120 mila euro l'anno, tutto compreso però il costo degli operatori, il costo del veterinario, il costo del cibo, i mezzi, tutto quanto, questo era il costo in questo momento. Costo che dovrebbe essere finanziato dalla regione in parte con i soldi che si introitano con i tesserini di caccia, perché comunque è, diciamo, tutto questo fa parte della legge sulla tutela della fauna selvatica omeoterba. È del tutto evidente che nel momento in cui noi continuiamo a costruire strade, ad invadere noi il loro territorio, loro piano piano si trovano loro nel nostro territorio, cioè non è che arrivano qui perché, specialmente i lupi, non hanno motivo. Evidentemente si è trovato sulla strada e avrà avuto un incidente o qualcosa del genere, un lupo, evidentemente è un lupo che in qualche modo si è perso, ma è normale che gli animali arrivino, se noi non arrivano loro, ripeto, siamo noi che con la frammentazione del territorio abbiamo invaso tutto. Un ex imprenditore fanese di 48 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Pesaro con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era finito nel mirino della polizia di Urbino nonostante tutti gli accorgimenti del caso per non farsi scoprire. Giovedì scorso gli agenti però lo hanno colto in flagranza di reato mentre consegnava la dose a uno dei suoi clienti fidati. In casa il fanese aveva un bouquet di varie sostanze, 14 grammi circa di cocaina, 6 grammi e mezzo di marijuana e 1 grammo e mezzo di hashish, oltre a un bilancino di precisione e alla rilevante somma in contanti di 10.500 euro provento dello spaccio. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Villa Fasteggi a Pesaro. L'ex sindaco Aguzzi contro il bilancio di previsione 2016 presentato dalla Giunta Seri e annuncia per fare cassa inizieranno a fare le multe. Un bilancio di previsione, quello del 2016, indubbiamente molto difficile. Difficile a causa dei tagli del governo Renzi e dei tagli del presidente Ceriscioli della Regione Marche. Entrambi avevano promesso di ridare per intero ai comuni, la regione, i fondi che aveva tagliato per il sociale, il governo, i fondi che aveva tagliato dalla IMU sulla prima casa, nessuno dei due ha mantenuto le promesse, quindi l'attuale amministrazione se la dovrebbe prendere con i loro alleati di governo in regione e a Roma. L'amministrazione comunale di Fano in questo contesto ha deciso di mantenere tutte le tasse al massimo come le aveva già aumentate 2 anni fa. Ha ben pensato di aumentare gli introiti dalle multe. Pensate che nel 2013, l'ultimo anno della mia legislatura, gli incassi da multe erano di 850.000 euro, l'anno scorso sono stati di 1.450.000 euro e le mettono ancora di più a rialzo in previsione sul prossimo anno. Prendono ancora in previsione un altro 1 milione dalle aziende ASET, che indubbiamente dovranno mantenere le tariffe, ai noi, piuttosto alte, proprio perché devono ridare utili al comune di Fano. Mantengono la tassa di soggiorno che avevano invece detto che avrebbero tolto. Ecco, tutta una serie di situazioni che
comunque non bastano a garantire un bilancio a pareggio sul prossimo anno, tant'è che portano avanti molti tagli a diversi settori. Ma uno dei settori dove fanno il taglio più grande, più grave, è proprio quello più delicato, quello dei servizi sociali. Ai servizi sociali sul prossimo anno c'è un taglio di 400.000 euro. Gli effetti già si vedono. Proprio uno di questi giorni un genitore di un ragazzo diversamente abile mi faceva presente che hanno aumentato del 300% una retta, diciamo, di un centro per ragazzi diversamente abili di proprietà del comune di Fano, al quale che è frequentato dal loro figlio. Proprio per questo io ho presentato 5 proposte di emendamenti che vanno a togliere 200.000 euro dalle spese di personale, quindi nuove assunzioni, assunzioni a tempo determinato, premi ai dirigenti, e vengono spostati su mia proposta questi 200.000 euro sul fondo per il sociale, per le famiglie in difficoltà, per centri per diversamente abili, centri anziani. Ecco, spero che questi emendamenti vengano accolti dall'amministrazione comunale, altrimenti sarò qui di nuovo a denunciarli. Piogge, vento forte e mare mosso con possibilità di mareggiate previsti per domani, domenica, nelle Marche. Lo indica un avviso di condizioni meteo avverse diramato dal Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile, valido dalle 6 di domani fino a mezzogiorno del 25 aprile. L'ondata di maltempo interesserà prevalentemente la fascia costiera, con possibile peggioramento nella seconda parte della giornata di domani. La città di Fano festeggia lunedì 25 aprile il 71esimo anniversario della liberazione con una cerimonia ufficiale. Il ritrovo è alle 10 di fronte alla residenza comunale e la deposizione della corona d'alloro sulla lapide dei partigiani caduti. A seguire il concerto del corpo bandistico Città di Fano. Era l'ultima notizia di questa edizione Flash, grazie per averci seguito, vi auguro un buon sabato e una buona domenica. L'informazione torna martedì mattina alle 7.30 con la rassegna stampa. Arrivederci.